Nel regno della bellezza di Sergio Valente. E andiamo a vedere soprattutto le fotografie che sono molto importanti e che testimoniano una vita. Certo. E allora, Helen Mirren, se scusate se poco. La Curiel. Lella Curiel. Capucci. Sì. Giorgio Armani. Tosca. Sì. Charlize Theron. Sharon Stone. Valentino. Sofia Loren. I suoi dorati cagnolini. Con il Papa. E con Gianni Letta. Sergio Valente è il più famoso hairdresser europeo. E allora, se non fossi stato Sergio Valente, chi avresti voluto essere? Che cosa avresti voluto fare? Ah, il mio sogno, ho avuto sempre un sogno, il viaggio. Il viaggio significa essere un pilota di aerei, e dove questo viaggio infinito mi ha portato in tutte le parti del mondo. Io amo molto viaggiare. Non amo le cose, le sovrastrutture, macchine importanti così, i miei soldi li spendo tutti per i viaggi. E perciò mi sarebbe piaciuto molto essere un pilota. Il viaggio più bello che hai fatto e che ricordi con più piacere? Beh, io adoro gli Stati Uniti e prima cosa ho toccato le città importanti così scendendo, facendo delle tappe. Poi un bel giorno ho deciso che volevo visitare tutti gli Stati Uniti. Mi sono preso un mese di vacanza e ho fatto dalla East Coast alla West Coast e devo dire che è stato un viaggio molto interessante e mi è piaciuto molto, diciamo, gli Stati Uniti. E mentre eri negli Stati Uniti, altra passione che hai, ti sei occupato di capelli? Eh sì, che mi sono occupato di capelli perché ho tantissime amiche nei vari stati e c'è stata sempre qualcuna che mi ha domandato di fare un taglio, ma soprattutto poi ho realizzato un altro sogno di avere un salone a New York che l'ho avuto per 5 anni da Bert of Goodman sulla Quinta Strada. Che meraviglia! Esatto, dove ho passato gli anni migliori perché facevo tra Roma e New York, perciò prendevo il meglio di Roma, dell'Italia e il meglio di New York. Devo dire che sono stati anni molto felici e mi ricordo con molto piacere. Sergio Valente, Londra e Vidal Sassoon, ti squilla qualche campanello? Sì, certo, Vidal Sassoon è stato un grande parrucchiere, è stato colui che ha inventato, diciamo, il bob, questi caschetti, ricordiamoci i Beatles e poi tutto il resto. No, ma prima c'era i Bergottini, perché tanto è vero che una volta a Londra hanno osservato il mio taglio fatto dai Bergottini, loro ancora non facevano questa cosa. Io penso contemporaneamente, c'è stato proprio, è stato il momento del cambiamento e contemporaneamente tra Vidal Sassoon e Bergottini, anche io ho conosciuto anche Cele Bergottini e Lina, la sorella, un'altra grande. Istituzione, sì. Esatto, li ho conosciuti, Cele mi ammirava molto, nonostante che io avessi tutto un altro genere di stile, però è stato un grande Vidal Sassoon che ho avuto la fortuna di conoscere in varie occasioni e ho stimato tutti e due alla pari. Grazie Sergio Valente e alla prossima. Grazie.